concretamente. Posso accedere alla rottamazione. Tutti quelli che hanno i carichi a ruolo, materie rottamabili 2000-2016 non hanno mai fatto niente. Tutti quelli che hanno carichi a ruolo 2000-2016 che abbiano un contenzioso in essere. Tutti quelli che sono decaduti da una precedente rateazione. Tutti quelli che hanno una rateazione ancora in bonus, purché si mettano a posto nelle tre rate ottobre, novembre e dicembre 2016. Ricordiamoci, il pagamento deve essere fatto in modo puntuale. Quindi quando il contribuente deciderà di fare un'istanza di rottamazione, deve anche fare un conto, vedere quanto ha a disposizione, perché, come si diceva prima con la signora, una cartella media 20.000 euro, e guardate che arrivare a 20.000 euro di cartella non ci si mette niente, perché fate un conto, 8.000 euro di IVA non versate, un'IVA media, un artigiano fa quell'IVA lì all'anno, sanzione 120%, interessi moratori, sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, siamo qui, quindi arrivare a 20.000 euro non ci vuole niente. Allora, con la rottamazione tolgo gli interessi moratori, tolgo tutti gli altri albenicoli, grosso modo mi rimarranno 10.000 euro, 11 da pagare, sono sempre 2.000 euro a rata, anche, quindi il contribuente deve poi stare attento a dire ho questa possibilità, non ho questa possibilità. È pur vero che un'occasione così difficilmente ricapiterà un'altra volta. Forse varrebbe la pena di valutare un finanziamento per poter eventualmente riuscire a togliersi dal riscatto all'Equitalia, perché anche se fai una rateazione ordinaria, 72 rate sono 6 anni che Equitalia ti tratta la riscatto. Con la rottamazione a fine dell'anno prossimo sei fuori, però invece con un finanziamento bancario hai sempre una rata, però magari con la banca puoi parlare un po' di più. Non hai un po' più di anno, ce l'hai. Ecco, con tutte cose che vanno valutate. Non è, ecco, una cosa importante, con una rottamazione non ho il DURC. Ecco, mentre invece ce l'ho con una rateizzazione ordinaria. Attenzione, quindi, questo è importante. Uno può dire rottamo meno DURC, non è vero. Prima con DURC ce l'hai solo se rateizzi in modo ordinario. Cosa succede nel caso del mancato pagamento? La rateazione, la definizione non produce nessun effetto, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, i versamenti effettuati Equitalia si ritiene, Equitalia prosegue l'azione di recupero, il pagamento non può più essere rateizzato. Dubbio. Dice la legge, cioè la legge non lo dice, se Equitalia mi respinge la domanda di rateazione, io contribuente che strumenti ho per far valere la mia pretesa? Leggendo così la legge, nessuno. Però, fossi io, avvocato, dico ma io contribuente faccio la domanda di rottamazione, mi sbaglio, non ho una conoscenza approfondita della materia, metto dentro dei tributi che non posso rottamare. Equitalia mi respinge la domanda. Possibile che io non possa far valere davanti a un giudice il fatto la mia buona fede o comunque, per cui secondo me questo potrebbe essere un chiarimento che verrà dato dopo, perché è difficile che non avere nessuna tutela nei confronti di una pronuncia di rigetto, non sarebbe costituzionalmente garantito. Può capitare, lo dico perché me l'hanno chiesto, che uno abbia una cartella esattoriale da Torino, una cartella esattoriale da Milano, una cartella esattoriale da Genova e dice voglio comunque rottamare. È possibile una rottamazione unica per tutte le cartelle fatta a Equitalia del luogo della sua residenza anagrafica. Questo ve lo dico così come ulteriore spunto di riflessione perché mi è stato chiesto. Bene, ciò detto, io avrei finita la mia panoramica. Domande da porre? Vai!